Ciao ragazze, benvenute al nostro nuovo tutorial. Oggi realizzeremo insieme il divanetto porta fazzolettini. Passiamo subito all'occorrente. Allora, una scatola ovviamente di fazzolettini che servirà come base. Io in questo caso ho voluto realizzare il divanetto con del Panolenci morbidoso di Creativa by Marta. Anziché utilizzarlo come in questo caso, come in questo, con il tessuto di cotone, però si possono realizzare in entrambe le versioni. Ovviamente nella versione di cotone occorrerà quasi al 99% cucire, mentre in quello del Pannolecci potete anche solamente incollarlo. Io comunque qua ho già preparato i miei pezzi e sono stata più brava, li ho cuciti. Che cosa occorre? Passiamo alle misure. Allora, servono due pannelli separati di tessuto, quindi in questo caso di Panolecci morbidoso, da 16 cm di altezza per 38 di lunghezza. Poi servirà un pezzettino di tessuto, in questo caso intero, da 25 x 24 o 26 x 26 circa, sempre di tessuto. Questo diventerà il nostro schienale, mentre il precedente era la base. Due pezzettini di tessuto invece per realizzare i braccioli del divano, sono due pezzi da 13 cm lunghi 15. E due pezzettini di tessuto, in questo caso io l'ho voluto abbinare alla fantasia che poi vi farò vedere. Per realizzare i cuscini. Cuscini possono essere sia rettangolari oppure, se volete sbizzarrirvi, fare anche cuscini a cuore, fatti a fiore, come più vi aggrada. Io in questo caso ne ho voluti realizzare due molto semplici rettangolari. Bene, partiamo subito dalla nostra base. Io ho precedentemente cucito le due parti per il lato lungo, lasciando però un'apertura centrale di 14 centimetri, quindi ho misurato dal mio bordo fino qua 14 centimetri e da qua all'altro bordo 14 centimetri, in modo da lasciare la feritoia che servirà poi per i nostri tovagliolini. Una volta fatto questo, vi ritrovate con il buco in mezzo, metto a rovescio, quindi appoggio sulla mia scatola. Vi conviene facilitarvi con degli spilli. Cerco di posizionare ovviamente al centro del mio pacchettino. Vado a fermare in modo che così il lavoro sia più comodo il mio tessuto, in questa maniera qua. E vado a pizzicare in questa maniera gli angoli, che sarà quelli che poi dovremo andare a cucire o in questo caso ad incollare. Mentre fate questo, con una matita o un pennarello di quelli evanescenti, vi segnate il bordo della scatola, perché ovviamente il tessuto è leggermente abbondante. Quindi vi segnate all'incirca il bordo che poi andremo a rifilare successivamente. Ecco qua. Ecco, una volta fatto questo, vi ritrovate in questa maniera qui. Cercate di dargli una sistemata, prendiamo misura anche da qua. E poi andremo tutto a rifinire con la passamaniera, in modo da finirlo proprio come si deve. E vado ad incollare i miei angoli.
tolgo lo spillo, vado a fermare. Ovviamente qua sarebbe l'ideale cucire, però essendo realizzato in panno lenci, a questo punto possiamo anche incollarlo. Ok. Togliamo nel frattempo anche quelli sopra. Ecco qua. Allora, questo l'abbiamo incollato, mi sa che manca l'ultimo. Eccolo qua. Questo è un progetto molto semplice, un po' alla portata di tutti. Allora, lasciamo raffreddare la colla. Intanto io tolgo i fili di cucitura. Qua. Bene, adesso con la forbice andiamo a rifilare gli angoli, quindi a togliere la parte in eccedenza. Ecco qua. Andiamo a girare, a risvoltare bene, se non si è ancora asciugato bene. Ok, e la nostra base è fatta. Se volete potete anche l'interno risvoltarlo, le alette, ve lo faccio vedere bene così, le alette potete risvoltarlo e incollarle su se stesse. In questa maniera qua. Fate attenzione, mi raccomando, le dita, che non è mai bello. Io prendo una ricarica. Ecco qua. Il kit lo potete trovare, se volete realizzarlo, in diversi colori personalizzabili sopra lo shop online mercerialafilanda.com. Ecco, questo divano è pronto. Mettiamo solo, io metto solo un goccino di colla qua che non ha preso. Ecco, poi comunque tutte le rifiniture si possono fare successivamente. Ecco qua. Diamo una ricarichina. Ecco. E voilà. Lasciamo che si asciughi la colla. Per il momento questo lo appoggiamo qua. Servirà anche un po' di ovatta da imbottitura. E andiamo con il resto. Facciamo prima lo schienale. Allora, lo schienale è stato precedentemente cucito sui due lati corti, quindi un lato corto, e a metà del lato lungo, lasciando una feritoia per risvoltare il lavoro più facilmente. Vado a smussare gli angoli. In modo che così si girino meglio. Voi ovviamente potete incollare anziché cucire, come ho fatto io. Vado a risvoltare.
per bene. Vi faccio vedere questa bellissima fantasia, questa di Creativa by Marta, abbinata ovviamente all'altra fantasia geometrica, questa qua delle righe. Mi aiuto con una matita a togliere gli angoli, quindi a far uscire bene gli angoli. Qua faccio pianino in modo che non si rovini nulla. E vado a prendere un po' di imbottitura per il mio cuscinone e comincio a riempire. Ovviamente la quantità la decidiamo noi a seconda di quanto ci piace imbottito, no? Ovviamente spingete bene l'imbottitura negli angoli, in modo che non si ammosci. Ecco, un altro pochino. Ecco, secondo me adesso il cuscinetto è a posto. Piego con le mani i lembi che sono rimasti aperti e li vado a incollare su se stessi, facendo sempre ovviamente attenzione alle dita, perché quando si lavora in stretto ovviamente. Ecco qua. Una volta che i lembi si sono saldati bene, prendo la mia base, magari la piego un po' sotto così, prendo la mia base, prendo il mio cuscino, andrò a mettere la colla su questo lato lungo in modo da bloccarlo e che comunque l'apertura non si veda, e premo leggermente. Lascio che la colla ovviamente si raffreddi. Se abbiamo una base d'appoggio lo fermiamo lì così, in modo che si asciughi, e vado a prendere uno e due, vado a prendere i miei braccioli. Anche qua sono stati cuciti sui due lati corti e nel lato lungo, lasciando però un'apertura di 4-5 cm al centro, in modo da risvoltare più facilmente per poi andare a imbottire. Allora togliamo un po' di fili. Anche qua potete cucire come ho fatto io o incollare. Il bello del panolenci è che non sfrangia, non sfila, non dà nessun tipo di problema. E non ha bisogno di cuciture, necessariamente cuciture. Anche qua mi aiuto con una matita a tirare fuori gli angoli. Perfetto. Prendo sempre un po' di imbottitura e comincio ad imbottire. Cerco di premerla sempre meglio negli angoli, in modo che così mi risulti bello sodo. Ecco, e stessa cosa qua, piego i lembi aperti su se stessi e vado a chiudere con un po' di colla. Sistemo anche l'altro, quindi io taglio i fili, smusso gli angoli, rigiro. Stessa cosa matita, che ha il kit per risvoltare tanto meglio,
se no va bene anche l'osso di seppia, e stessa cosa vado a imbottire. E voilà, cerchiamo ovviamente di farli più o meno simili, visto che sono proprio le due parti gemelle, in modo che non risultino troppo diversi. Un po' più smunto qua. E voilà. Sì. E anche qua, punto di colla, magari vi aiutate con uno stecchino, in modo che così non vi bruciate. E aspettiamo che la colla asciughi. Nel frattempo il nostro cuscino si è attaccato. Stessa cosa nella parte sottostante dove abbiamo appena chiuso. Colla e appoggio. Colla e appoggio. E attendo qualche secondo che la colla si asciughi. Una volta fatto questo, do un puntino di colla anche nel cuscino in modo da bloccare il tutto e che anche i braccioli rimangano belli sostenuti. Bene, questo lo appoggiamo un attimo, vado a prendere il mio cuscino, la tecnica è sempre la medesima, quindi un rettangolo, in questo caso da 9x18, per questo qua più grande, cucito sempre sui due lati corti e sul lato lungo lasciando l'apertura al centro, angoli smussati, in questo caso essendo monocolore non servirebbe neanche risvoltarlo, però è proprio una questione di effetto di cucitura, perché con le cuciture a vivo i cuscini non mi piacciono molto. Ecco qua. Qui. Ok, prima di andare a imbottire però io andrò a decorare con qualche stellina ricavata dalla fantasia del cuscino e andrò a posizionarla sopra il mio cuscinetto. Prenderò un po' di imbottitura e comincerò ad imbottire anche il mio cuscino decorativo. Ecco qui. Abbiamo quasi terminato. Bene. Oh, questo si è staccato, punto di colla, ok. E poi vedrò di posizionare il cuscino dove più mi piace, quindi direi che così questo mi può piacere. Mi raccomando, lasciate libero l'apertura, se no i fazzolettini poi non escono. Qua.
Questo l'avevo già rigirato, ma ormai l'avete capito. Ho smussato gli angoli interni. Rigirato, vado ad imbottire. Ecco. Qui vado un po' più piano ad imbottire in modo da non riempirlo troppo. Ok, qua vabbè la stellina gliela piachiamo dopo, ma non succede nulla, prima o dopo è questione di praticità. Ecco qui, e l'altro direi che sì, lo posizioniamo qua. Ecco, bene. Ora vado a mettere un puntino di colla anche nel cuscino in modo che rimanga più fermo, idem questo, ecco qua. Poi, come vedete, andiamo a rifilare la nostra base. Sia da un lato che dall'altro. Ok, parto da dietro, quindi dalla parte retrostante. Con una passamaneria a vostro piacimento potete guarnirlo. Io ho scelto questa che ricorda molto proprio i divani. Punto di colla all'inizio e vado ad attaccarla lungo tutto il bordo in modo da coprire il mio taglio del tessuto. E lo faccio così su tutto il bordo. Fate solo attenzione a non incollare ovviamente la base della scatola. Ecco qui. E abbiamo quasi terminato il nostro lavoro. Carica. Ecco qui, e quando praticamente siamo tornati al punto di partenza, cerchiamo di chiudere sovrapponendo leggermente i due lembi in modo che sia tutto perfetto. Bene, direi che il nostro divanetto è pronto. Questo, come avete visto, è un progetto molto semplice, alla portata di tutti. Potete farlo sia in versione di cotone cucita oppure anche in versione, come ho fatto io, con il panno Lenci morbidoso. Ovviamente potete sia cucire che incollarlo come preferite, o anche cucirlo a mano. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, è una cosa molto semplice. Se avete comunque dubbi potete contattarmi sopra la pagina Facebook La Filande Laboratorio Creativo di Chiara.
oppure attraverso Instagram merceria-lafilanda. Per il momento è tutto, rimanete sintonizzati e alla prossima, arrivederci!